Per questo progetto useremo Basic Looks, un uncinetto a 3,5, delle perline, dei terminali dentellati, poi vi serviranno una chiusura e due anellini, un ago naturalmente, forbici e delle pinze. Allora, per prima cosa andiamo a inserire le perline, quindi munitevi di ago, fate entrare il vostro filato e le andiamo ad inserire. Quante perline inseriamo? Allora, io ne inserirò 8, perché quello che andremo a fare è avviare una catenella comunque multiplo di 4 e nel mio caso io ho già considerato che dovrò avviare 32 catenelle. Con 32 catenelle alla fine mi verranno fuori 8 motivi, perché 32 diviso 4 viene 8, quindi inserirò 8 perle. Questo è il calcolo che dovete fare, altrimenti mettete su qualche perla e poi tanto potete sempre toglierle alla fine. Quindi, una volta inserite, andiamo a sfilare l'ago. Naturalmente, iniziamo il nostro lavoro. Prendiamo quindi il nostro uncinetto e, come vi dicevo, avviamo 32 catenelle. Le 32 catenelle, che sono un multiplo, appunto, ricordo, di 4, sono praticamente l'esatta circonferenza del mio polso. Fatte le 32 catenelle, che appunto devono andare a chiudersi con il polso, vedete, in questa maniera, proprio in modo, diciamo, preciso. Fatte queste, dicevo, 32 catenelle, sulla quarta, quindi contate 1, 2, 1, 2 e 3, sulla quarta andiamo a lavorare una maglia alta. Dopodiché andiamo a lavorare una catenella e sempre nello stesso punto andiamo a lavorare altre due maglie alte. In sostanza abbiamo lavorato un gruppetto formato da due maglie alte, una catenella e due maglie alte. A questo punto saltiamo 3 catenelle di base e sulla quarta andiamo a lavorare sempre questo gruppetto, quindi formato da due maglie alte, una catenella e due maglie alte. A questo punto di nuovo saltiamo 3 catenelle di base e andiamo a lavorare sulla quarta. Lo stesso gruppetto. E questa è la sequenza che dovete seguire fino alla fine di questo primo giro. Saltate anche le ultime tre e lavorate sull'ultima sempre questo gruppettino. Quindi ripetiamo, il primo gruppettino è formato da due maglie alte, una catenella e due maglie alte. E questa è proprio la nostra base, la nostra partenza, il nostro primo giro, che adesso vi faccio vedere. Eccolo qua. A questo punto, secondo giro, una catenella, giro il lavoro. Devo andare a lavorare nello spazio da una catenella, quindi per farlo mi sposto con una maglia bassissima, o due se volete entrare in tutte e due le maglie, ma è sufficiente entrare nella seconda, e entrare anche nello spazio da una catenella. A questo punto, attenzione, andiamo a lavorare praticamente lo stesso gruppetto, 3 catenelle, la nostra prima maglia alta, un'altra maglia alta, ma questa volta 2 catenelle e non una, quindi c'è questa, diciamo, piccola variazione. Il successivo gruppetto lo lavoriamo ovviamente nel successivo spazio da una catenella del giro precedente. Quindi ricordatevi che per questo secondo giro la sequenza è il gruppetto è formato da due maglie alte, due catenelle e due maglie alte. Naturalmente dovete continuare così fino alla fine, di questo secondo giro. Ecco qua il nostro secondo giro, adesso la parte divertente, andiamo ad inserire finalmente le nostre perline, quindi fatele scorrere un pochino in su, sempre una catenella, giro il lavoro e vado sempre a lavorare nello spazio da due catenelle e quindi lo sapete, mi sposto con una maglia bassissima fino ad arrivare nel mio primo spazio. Faccio solo due catenelle perché è la prima mezza maglia alta, poi lavoro una maglia alta e attenzione, la seconda maglia alta non la completo se non prima di inserire. Vedete la perlina, quindi rimango con le due osoline ultime da chiudere. Faccio scorrere la perlina proprio tirate, deve stare dietro in questa maniera e poi riprendo il filo e vado a chiudere.
Ok, non vi preoccupate che rimanga dietro, è giusto. Una ancora maglia alta e chiudo con una mezza maglia alta, ok? Quindi abbiamo fatto questa sorta, diciamo, di ventaglietto. Il nostro lavoro, vedete, lo troveremo qua dietro, bello e pulito. Adesso una cosa che dobbiamo fare invece è lavorare una maglia bassa qui in mezzo, vedete, tra i due. Non vi affannate ad entrare nel punto, va bene anche proprio attraverso lo spazio. L'importante è che sia appunto tra i gruppetti. Dopodiché, nuovamente, andiamo a lavorare nello spazio una mezza maglia alta, una maglia alta. Sulla seconda non la chiudo del tutto, avvicino invece la mia perlina. Naturalmente non l'ho detto, ma la sequenza delle perline come colore la dovete decidere a monte, ovviamente. E andiamo a chiudere, e sempre la mia perlina rimane dietro. Poi un'altra maglia alta e un'altra mezza maglia alta. Ok? Semplicissimo. Poi ricordatevi, tra i due gruppetti lì in mezzo, lavorare una maglia bassa. A questo punto ritorniamo a lavorare nello spazio, ve lo ricordo un'ultima volta, una mezza maglia alta, una maglia alta completa, una maglia alta in cui vado ad inserire, prima di chiudere le ultime due asole, la mia perlina. Mi raccomando di spingere bene, insomma di tirare bene la perlina e vado a chiudere poi appunto le due asoline. Di nuovo una maglia alta e di nuovo una mezza maglia alta. Ricordatevi infine di andare anche a lavorare tra i due gruppetti qui in mezzo una maglia bassa. E continuate così naturalmente per tutto il giro. Vi faccio vedere intanto l'effetto che sta venendo. Completate tutto il giro. Una volta inserita anche la mia ultima perlina, il lavoro è finito, vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima e naturalmente andrò anche a tagliare il filo. Vi faccio vedere il risultato finora. Adesso naturalmente ci preoccupiamo della chiusura. Adesso vado a sistemarmi i fili, come vedete ho preso anche il primo ago che ho trovato perché non mi interessa essere molto precisa, li porterò praticamente al centro qui del lato perché poi lì, come avete visto anche dall'immagine iniziale, andremo ad inserire questi terminali e quindi non dovete essere così precise a sistemare i fili, portateli più o meno vicini e poi fate anche un piccolo nodino senza ovviamente arricciare il lavoro. E anche poi potete tagliare semplicemente, insomma, quindi non ci sprecate più di te tanto tempo perché appunto quello verrà coperto dal terminale. Adesso andiamo ad inserire i nostri terminali. Dovete rimanere praticamente, vedete, sotto il ventaglio. Dovete prendere queste, praticamente dovete acchiappare i due giri in questo modo. Spingete bene, accertatevi che sia entrato bene tutto. Una volta che siete tranquilli di questo, con la pinza andate a schiacciare piano piano. Io uso questa pinzona che è un po' grandina, ma molto molto pratica perché in un secondino si fa tutto. Quindi chiudete bene e non uscirà. Naturalmente stessa cosa identica dall'altra parte. Adesso andiamo ad attaccare gli anellini, quindi li apriamo in questa maniera con un'altra pinza e andiamo a inserirli uno semplicemente così da solo su un lato, scegliete voi, e l'altro invece lo agganciamo insieme alla chiusura.
Il braccialetto quindi adesso è pronto per essere indossato, naturalmente lo voglio indossare subito. Ed ecco qua il risultato. Credo che ne farò tantissime perché mi piace veramente tanto. Avete visto quanto è facile e quanto è veloce. Avevo delle perline argentate e quindi ho pensato di metterlo su questo bellissimo verde. Il cotone che vedete è sempre Basic Luxe. Quello che mi vedete indossato è uno dei nuovi colori, mentre questo verde, insomma, è già una vostra vecchia conoscenza. Come un nuovo colore è questo qui, color mattone, al quale ho inserito invece delle perline dei piccoli sonaglini. Avete quindi capito quanta fantasia potete ovviamente metterci voi e quindi fatemi vedere i vostri bracciali, ve li aspetto sul gruppo Facebook, sulla pagina Facebook, su Instagram, dove volete. Fatemi sapere anche se questo video vi è piaciuto. Io come al solito vi lascio l'end card e vi aspetto al prossimo video. Ciao!